Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Decima giornata del fantacalcio, su FIFA. Anche se oggi ragazzi vi anticipo già che lo vedrete su PES, perché è successo un po' di casino questo fine settimana con le formazioni. Intanto vi vado a leggere i risultati della giornata di fantacalcio reale, che sono FC Roma 1, Squarta Praga 2, i Raccatati 0, Blaugrana 0 e AC Salute 2, Aston Villa 5. Perché è successo del casino, ragazzi? Perché sostanzialmente c'è stata, penso lo sapete tutti, una partita rinviata, ossia Udinese-Atalanta, che ha creato veramente tanto scompiglio in questo fantacalcio. Che è successo? Che non ho voluto dare il 6 politico a tutte le formazioni che competessero giocatori di Atalanta e Udinese. E non ho voluto aspettare di calcolare la giornata, forse ammetto di aver sbagliato lì. E quindi ragazzi, le squadre non hanno i panchinari. Siamo giusto arrivati proprio a pelo a 11 giocatori, perché insomma l'Udinese ne sono stati presi due tutto questo fantacalcio. Ma l'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta dalle aspettative è stata svuotata di giocatori, quindi una grossa perdita. Poi anche con le coppe in settimana le squadre hanno preferito ovviamente fare a meno di diversi titolari. Detto questo ragazzi, vi leggo la classifica aggiornata con i risultati del fantacalcio reale, poi andremo ovviamente a vedere gli highlights delle partite, questa volta sul PES, perché ripeto, non essendoci giocatori dell'Atalanta, non ci sono abbastanza panchinari da poter giocare su FIFA. Quindi, per forza di cose, dobbiamo giocare su PES, perché possiamo disattivare le sostituzioni, portare 11 giocatori che giocano fino alla fine della partita. La classifica aggiornata è Squarta Praga 24, Aston Villa 22, AC Salute 22, FC Roma 17, Blaugrana 13 e Raccatati 10, che raggiungono il loro... vanno in doppia cifra, ragazzi, meglio tardi che mai. E quindi, detto questo, questo è ovviamente l'aggiornamento che faccio sempre all'inizio di ogni video, e quindi adesso trasferiamoci su PES. Ebbene, quello che vedete proprio davanti a voi è il Camp Nou di Barcellona, dove si andrà a giocare AC Salute contro Aston Villa, ed è la prima partita delle tre, appunto ragazzi, di questa decima giornata. Mi auguro che la prossima, ragazzi, potremo ritornare a giocare, se non tutte, almeno qualche partita anche su FIFA. Ecco qua le due formazioni, ragazzi. Maglia ispirata a quella del 2012-2013 del Milan per la AC Salute e ispirata a quella del derby del 2019 per l'Inter. Ecco qua ragazzi, che sì, Castiglieco, Manolas, Lautaro Martinez, Insigne e Lukaku. E ripeto, ovviamente, inutile ripetere che non ci saranno giocatori dell'Atalanta ed Udinese in questo episodio. E comunque avremo modo di vedere che questa cosa inciderà. Donnarumma in porta, Manolas, De Vrij, Romagnoli in difesa, Perisic, che sì, Tonale, Castiglieco a centrocampo, Insigne, Lukaku e Lautaro Martinez davanti per la C Salute, questa formazione appunto della mia squadra. La Stombira va in campo con Andanovic in porta, Chini, Pastoni, Faroni, Quadrato in difesa, centrocampo Vidallo, Catelli, Brozovic, Milinkovic, Savic, dietro a Quagliarella e Ante Rebic. Milinkovic, Savic non è un trequartista, lo sappiamo benissimo, quindi giocherà come... puoi modificare la posizione, l'ho messo Cici. Detto questo ragazzi, possiamo partire. E batte Lukaku il calcio d'inizio. Sesto minuto, Insigne dentro per Lukaku, facile l'uscita per Samir Handanovic. Dodicesimo minuto, Castiglieco dribbla, crossa per Lukaku, bellissima parata del numero uno dell'Inter, qua rischia autogol. Diciassettesimo minuto, Lukaku il destro, ancora Samir Handanovic con la mano mette in angolo, molto insidioso ancora una volta la C Salute, che sta veramente
per ora dominando la partita e Handanovic tiene tutto in piedi. Calcio d'angolo che va a battere Lorenzo Insigne. Un attimo di esitazione, cross in area, la palla rimane lì e smanacca via Handanovic. Poi Tonali per Perisic, si va al minuto 24, Brozovic dentro per Milinkovic-Savic. Donnarumma non ha assolutamente problemi a fare sul pallone. Trentesimo, Tonali per Insigne che calcia il destro, parata semplice semplice per Handanovic. Si va al 33esimo, che sì, largo per Perisic che va al cross verso Lukaku e qua compie una parata assurda, ancora Samir Handanovic. 37esimo, Insigne da fuori blocca il numero 1 dell'Inter, ma niente di che. Si va alla ripresa, 60esimo, è calata la notte intanto a Barcellona. Adesso De Hakimi è ribattuto in calcio d'angolo. Qua sicuramente magari poteva cercare di allargare il pallone o trovare un varco il numero 2, ex Real ed ex Borussia Dortmund. Palla che colpisce la schiena di De Vrij, il polpaccio di De Vrij, e va in calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo che va a battere Brozovic, un opponente calcio d'angolo a PES, va a cercare Rebic, la palla è troppo alta per il numero 12 in forza proprio al Milan e si riparte da Gianluigi Donnarumma. 66esimo, Perisic per Lukaku, ancora una volta Handanovic che mangia in testa da Hakimi, in sostanza, vabbè che non è un difensore di copertura, anche notando la grossa possenza fisica di Big Rom. Altra parata determinante del numero uno dell'Inter. Calcio d'angolo che va a battere Insigne, ormai l'abbiamo appurato come tiratore di calci d'angolo. La palla va dentro verso Castiglieco, rovesciata di Lautaro Martinez, palla che sfila sul fondo e si riparte con la rimessa ancora più vicino al gol. Ci salute più ora veramente che mai. Si va al minuto 69, Insigne ancora Insigne, cerca Lukaku libero, posizione regolare, sinistro a botta sicura, ancora Handanovic a negargli la gioia del gol. Veramente una cosa abominevole questo Handanovic, che sta veramente salvando il risultato da... E penso che con un portiere normale sarebbero stati almeno 6-7 gol già segnati. Lukaku dentro per Insigne, ancora di sinistro. È vero che la spara addosso ad Handanovic, ma comunque altra mega parata del portiere sloveno. Qua Cuadrado poteva sicuramente intervenire meglio su questo pallone e poi sfrutta l'inerzia della velocità Lorenzo Insigne e ancora una volta Samir Handanovic a metterla in calcio d'angolo. Minuto 89, ancora Insigne che va al cross per Lukaku, ancora stavolta coi piedi Handanovic, veramente non si passa di lì oggi. 93esimo, palla per Brozovic, troppo lunga, esce fuori. Ed è 0-0 la partita tra AC Salute e Aston Birra. Classifica aggiornata: Squadra Praga 24, Aston Birra 23, AC Salute 23, FC Roma 17, Blaugrana 13 e i raccattati 10. Ed è veramente un grosso peccato, perché la possibile vincitrice tra le due sarebbe andata momentaneamente solitaria in testa a 25 punti. FC Roma Squadra Praga, ricordo l'ultima partita, l'ultima volta finì 2-0 per appunto l'FC Roma. Fecero gol Gio Pedro, se non sbaglio, sì, fece gol Gio Pedro, e mi pare Duvan Zapata, ora non ricordo, era la giornata 5, se non vado, sì, era la quinta giornata di campionato, perché questa è la decima, sono 5 scontri a giro, quindi andata 5 scontri, ritorno 5 scontri, andata 5 scontri, ritorno 5 scontri, perché sono 6 squadre. Mirante in porta, Skriniar, Bagnez e D'Ambrosio in difesa, centrocampo Ramsey, Barella, Zielinski e Soriano, Gio Pedro e Mertens dietro a Belotti. Formazione che PES chiama 3-6-1 e la chiamerei 3-4-2-1, però ognuno fa come vuole. Squadra Praga con Szczęsny in porta, Milenkovic, Koulibaly e Bonucci, Çalhanoğlu, Juricic, Mkhitaryan e Kayikona a centrocampo, Berardi dietro a Immobile e Ronaldo, che non è la posizione preferita di Berardi, però
ragazzi, bisogna poter accontentare tutti e non è facile. Comunque sia, sotto la neve di Manchester si inizia. Ottavo minuto, Çalhanoğlu, posizione regolare, dentro, Mirante la fa sua senza evidenti problemi. Undicesimo, la palla per Belotti, ancora Belotti che si gira Bonucci, poi c'è un rimpallo favorevole e Belotti la manda addosso a Szczęsny. Quattordicesimo, Ronaldo di testa, la palla rimane lì, no, immobile di testa, scusate, e la palla bloccata da Mirante. Diciottesimo, la palla perfetta verso Belotti, Mertens, ancora Belotti destro, il primo gol di questa giornata, lo segna Andrea Belotti, che porta così le sue marcature a 3 reti stagionali dopo aver segnato la doppietta ai Blaugrana, mi sembra 2 o 3 partite fa, insomma penso fosse l'ultima partita su FIFA 20, e va a raccogliere la gioia dei compagni. 19esimo minuto, sblocca la partita il Gallo, che comunque ragazzi tutte le partite che ha giocato finora non ha assolutamente deluso. Ripeto, insomma, terza marcatura stagionale, diventa il capocannoniere della squadra e non è titolare, è un giocatore che gioca ogni tanto, tra l'altro non l'aveva neanche messo nella formazione. Destro che batte Szczęsny, ok, forse con un po' più di copertura, dato che era sul suo palo, poteva prenderlo, ma va bene così. 1-0, rete di Andrea Belotti. 24esimo, Caicon, ancora Caicon, se lo perde Ronaldo di testa, sbaglia un gol che veramente da lui non ce l'aspettiamo, qua sicuramente poteva fare molto meglio. Vince il duello aereo con Skriniar, Berardi, e qua sicuramente ragazzi se il pallone fosse stato un po' più basso non ci sarebbe stato scampo. 26esimo, punizione di Çalhanoğlu, destro, bravissimo addirittura a bloccare Antonio Mirante. 28esimo, Hakan Çalhanoğlu dal calcio d'angolo, cerca la testa di Milenkovic che la spara un po' troppo alta e si mangia il gol, il suo secondo gol in campionato e tra l'altro il secondo gol consecutivo, perché è già dato segno la giornata scorsa contro i raccattati, dato con un gol veramente veramente bello. Mi invito a guardare il video sotto la voce episodio precedente. 32esimo, Berardi al centro, blocca tranquillamente Mirante. Minuto 39, palla per Soriano che va al cross, Szczęsny anticipa Mertens in uscita, Belotti in uscita. 45esimo, Mertens vede dentro Joao Pedro, insiste Mertens sinistro che viene schermato da Koulibaly e va in calcio d'angolo. Siamo ormai alla metà della seconda partita, però una sola rete segnata, veramente poco ragazzi rispetto alla media che siamo abituati noi con questa serie. 57esimo, Caicon di testa, Berardi non allarga il gioco, va dietro da Mkhitaryan che mette una bella palla lunga per Ronaldo e però non ci arriva, si parte dal fondo. Oddio, potevo tagliarla questa azione, però dalla miniatura non è che si veda benissimo e quindi ragazzi altra occasione sprecata per lo squarta praga. 60esimo, Caicon per Berardi, ancora Berardi il sinistro, tranquillamente Mirante la fa sua. 62esimo, va dalla punizione il difensore dell'FC Roma, rovesciata di Joao Pedro e tocca a Szczęsny mandare addirittura in calcio d'angolo perché è una palla veramente insidiosa. La punizione, se non vado errato, non so veramente di chi fosse, numero 3, dovrò rivedere la formazione. Dalla punizione comunque va da calcio d'angolo, va Joao Pedro, palla dentro, taglia benissimo Belotti per cercare la doppietta, ma la palla va fuori e non trova la seconda sostanza doppietta personale consecutiva, perché tra la prima doppietta oggi non aveva più toccato il campo. 71esimo, corner per lo Sparta Praga, va Çalhanoğlu a cercare Immobile, che più o meno fa lo stesso colpo di testa di Milenkovic precedentemente, e la palla esce fuori, vediamo qua replay, non c'è assoluta deviazione, anzi Immobile svetta più in alto di tutti,
di Bagnez. Ecco, il numero 3 era Bagnez, non riuscivo a decifrarlo dall'alto. Però palla che va fuori. 77esimo, Ramsey dentro per Joao Pedro, destro, Szczęsny blocca, non così difficile. Ramsey, ragazzi, che viene da una super partita, da una doppietta contro l'Aston Villa. 79esimo, Berardi la tenta tutta per il pareggio, la squarta Praga, ma tutto chiuso dietro l'FC Roma. Qua Mirante fa la palla sua. 88esimo, Bonucci, Mkhitaryan perde palla, allora Mertens dentro per Soriano, si accentra Belotti, si accentra anche Mertens che chiama la palla, cross al centro, anticipato Bonucci, palo e rete di testa. Mertens di testa, fissa la partita sul 2-0 e la chiude definitivamente, trovando finalmente, ragazzi, il suo primo gol in campionato, che comunque, avendo giocato quasi tutte le partite, non aveva ancora trovato. Lo trova, tra l'altro, con un colpo che non è suo, ovvero quello di testa. E così chiude la partita e porta a casa lo stesso risultato dell'FC Roma ottenuto nello scontro precedente, in sostanza, quando ancora lo squadra Praga vestiva i panni del Nizza. Poi dopo ha cambiato subito le maglie. Vi invito a guardare comunque tutta la serie, anche gli altri video se siete interessati. E si va appunto, ragazzi, sul 2-0, 89esimo, ormai la partita è chiusa, e appunto, ragazzi, altra vittoria per FC Roma, che si porta a 20 punti, squadra Praga 24, Aston Villa 23, AC Salute 23, FC Roma 20, Blaugrana 13, i raccattati 10. E tra l'altro, ripeto, Aston Villa, AC Salute piuttosto ingenue, mica tanto, perché comunque la AC Salute meritava assolutamente la vittoria, poteva riportarsi prima in classifica a 25 punti. E i raccattati Blaugrana, ragazzi, è l'ultima partita di questa giornata. Tra l'altro, forse ho piuttosto sbagliato a scegliere le maglie, perché comunque bianco e giallo così chiaro, abbiamo diversi problemi a distinguerli, e tra poco lo vedrete. E sfida, ragazzi, dei fanalini di coda, i raccattati, che con la vittoria riaggancerebbero Blaugrana. Adesso vado a leggervi le formazioni, poi ve lo spiego bene. Cragna in porta, Biraghi, Colle, Radu e Letizia in difesa, Zaccagni, Metancuri e Lazovic a centrocampo, come dietro Vlahovic e Gabbiadini. E adesso vado a leggervi la formazione del Blaugrana. Ospina in porta, Alexandro, Acerbi, Tomiaso, De Ligt, Spinazzola in difesa, difesa 5, Pellegrini, Ibrahim Diaz e Kulusevski a centrocampo, Luis Alberto dietro a Paolo Dybala. Dicevo, con una ipotetica vittoria potrebbero portarsi a 13 punti e recuperare Blaugrana. Però comunque vi ricordo che la partita scorsa su FIFA i Blaugrana hanno distrutto i raccattati per 7-0, quindi sarà un po' impossibile. Quinto minuto, Alexandro difende la palla, va al cross, esce benissimo Cragno che travolge Colley, ma comunque ferma l'azione di Blaugrana. Decimo minuto, Alexandro va di sinistro, ancora Alessio Cragno che respinge, per fortuna questa volta sul difensore, la palla viene messa fuori. Ventesimo, Luis Alberto allarga per Kulusevski, Dybala sinistro nell'angolino, Cragno forse la vede partire in ritardo, non si sa. Primo gol per i Blaugrana, che aprono le marcature, e più che altro secondo gol, terzo gol in campionato per Dybala. Notiamo che uno dei tre è arrivato sul rigore proprio contro i raccattati nella seconda giornata del turno scorso. Dybala qui, che non so perché abbia gli scaldamuscoli rossi, trova un bel sinistro alla Dybala assolutamente, e fa così 1-0, tanto criticato, ragazzi, però veramente tra Ibrahimovic, Lammers, Ilicic e tutti quanti era l'unico attaccante che potevo schierare della sua formazione, quindi così l'ho appunto schierato. Scusate le due notte, anche un po' stanco. Dybala apre quindi le marcature. 28esimo, Acerbi perde palla in maniera veramente clamorosa, la favorisce, mi sembra Zaccagni che va al cross, Ospina non ha problemi a raccogliere il pallone. 33esimo, lancio dalla difesa, Tomiasu svirgola malissimo, e allora Lazovic si gira per Vlahovic anticipato, arriva come che mette giù, destro secco e gol. 1-1, pareggia conti i raccattati con Kwame, anche per Kwame, seconda rete in campionato
La prima è arrivata, adesso vado a controllare, se non mi sbaglio, contro la C Salute due o tre partite fa. Qua Eroace di Tomiyasu e insomma anche Pellegrini poteva assolutamente coprire meglio. Insomma, non è un grosso lavoro difensivo questo. Anche Acerbi qua poteva assolutamente tenersi meglio Vlahovic. E destro, micidiale, Ospina, possiamo anche ammettere che non può farci niente. E si va sull'1-1, pareggio di raccattati, ragazzi, che riportano la situazione a come era prima. 38esimo, Lazovic per Kwame sinistro, bravissimo Ospina a evitare il gol del 2-1 addirittura, e la palla viene messa fuori. 42esimo, Biraghi, ancora Biraghi dentro per Gabbedini che si gira, un po' difficile in effetti questa girata, palla che finisce fuori. Sicuramente poteva fare di più, però ovviamente c'era il coperto di Tomiyasu che non gli permetteva di girarsi. In effetti poteva anche servire Vlahovic. Comunque c'è stata deviazione, c'è calcio d'angolo, minuto sempre 43, va a cercare testa di Vlahovic, palla messa fuori. Allora arriva numero 3, mi sembra sia Biraghi. Kwame sinistro, Ospina blocca tranquillamente. 52esimo, ripresa, Vlahovic destro, la palla rimane lì. Kwame, paratissima di Ospina che evita il gol del 2-1. Ancora a Kwame che ci sta veramente prendendo gusto a martoiare la porta dei Blaugrana. Destro potentissimo del giocatore della Fiorentina. 55esimo, Kulusevski per Dybala, tenta il gol del 2-1. Kulusevski sinistro, bravissimo Cragno a respingere e riesce anche a tenere la palla in campo Letizia. 60esimo, palla dentro, ancora si gira benissimo Lazovic e fa il gol addirittura del 2-1. E raccattati dopo il 7-0 subito la partita scorsa, forse capiscono come poter agire questa squadra. Ed è 2-1 per raccattati, segna la Darko Lazovic, giocatore del Verona, dopo la punizione battuta non granché. Qua tiro veramente angolato, qua difesa piuttosto immobile, però veramente gol molto importante per raccattati che gli dà comunque vigore. Va così a trovare ipoteticamente per ora la terza vittoria sul campo. Vlahovic sinistro di Gabbiadini, palla fuori, Ospina la guarda e probabilmente se avesse centrato la porta avrebbe potuto fare veramente ben poco. I raccattati che stanno veramente prendendo d'assedio la difesa dello Squarta Praga, e Ganzo perché all'andata non c'era neanche De Ligt in difesa. 81esimo, Zaccani dentro, Ospina blocca tranquillamente. Si va al minuto 87, Gabbiadini, ancora Gabbiadini, la palla di Manelli sinistro, palla fuori, dalla prospettiva sembrava dentro, invece era molto larga. 92esimo, Kulusevski mette fuori una punizione di Biraghi e la partita finisce qui 2-1 per i raccattati. Squarta Praga 24, Aston Villa ci saluta 23, FC Roma 20, Blaugrana 13, raccattati a 13. E comunque ragazzi, per via degli scontri diretti, ripeto, c'è un 7-0 dei Blaugrana di mezzo, rimangono penultimi in classifica. Kwame assoluto uomo partita. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana, che adesso vado a leggervi il programma. Ci sarà in programma Squarta Praga contro AC Salute, i raccattati contro FC Roma e Blaugrana contro Aston Villa, ragazzi, Real Inter in sostanza. Grazie della visione, lasciate like e iscrivetevi al video, attivate la campanella, guardate tutti i video del canale, quelli che vi va, quello che non vi va. Ci vediamo presto. Ciao a tutti ragazzi, grazie.